Allora, ringrazio tutti per essere qui presenti a questo incontro con la scuola IES La Rosa. Questo incontro riguarda un progetto per l'alternanza scuola-lavoro sul facility management. L'Università dell'Aquila si sta concentrando su una piattaforma software per il facility management. Il facility management è la disciplina della gestione ottimale delle risorse delle grandi organizzazioni. Le risorse si intendono gli edifici, le infrastrutture, le proprietà e i servizi. Questa piattaforma software estremamente potente si chiama Infocard FM, è una piattaforma che è stata acquistata dall'università e configurata tempo fa con l'immissione dei dati planimetrici di tutti gli edifici, di tutte le strutture dell'Ateneo. Attualmente gli amministratori della piattaforma sono il dottor Cavannolo e l'ingegner Ricciardulli, sono qui con noi, che hanno fatto un lavoro molto importante di configurazione di questa piattaforma e di immissione dei dati planimetrici che costituiscono la base di partenza del sistema informativo. Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, grazie alla collaborazione con l'IES d'Aosta, questi bravissimi studenti hanno collaborato con l'università effettuando la digitalizzazione, la mappatura di tutti i laboratori di ricerca e scientifici di Ateneo, immettendo i dati in piattaforma. Parliamo di oltre 200 laboratori per oltre 1700 strumenti scientifici. Quindi si tratta di un lavoro veramente immane, che è stato svolto in un tempo brevissimo, il risultato è eccezionale, devo dire. Siccome questo incontro è il loro incontro, io cedo immediatamente la parola a loro e ringrazio di nuovo tutti per essere presenti. Grazie ancora. Buon pomeriggio a tutti, sono Eulai Scena, ho appena terminato il terzo anno al corso di economia e geografica dell'Istituto di Istruzione Superiore della Maiera Rossa dell'Aquila e sto partecipando al progetto di facility management per l'Università dell'Aquila e nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Buon pomeriggio a tutti, sono Barbara Maria, ho frequentato il terzo anno all'Istituto di Istruzione Superiore a Maiera Rossa dell'Aquila e indirizzo informatica e telecomunicazione e sto partecipando al progetto di alternanza alla scuola lavoro. Buon pomeriggio a tutti, sono Valisse Mirko, vengo da Industria dell'Aquila e faccio indirizzo unica e ho appena concluso il quarto anno e partecipo al progetto di Fasina Accendo. Pubblico-private che siano adoperano su beni, edifici e servizi per supportare le loro attività. Coordinando questi beni e servizi, sfruttando le competenze professionali e gestendo i grandi cambiamenti degli ambienti di lavoro, il facility management influisce sulle organizzazioni soddisfacendo tutte le esigenze. Inoltre lo scopo è quello di ottimizzare i costi, le prestazioni, i beni e dei servizi.
Lo standard europeo EN15221 definisce le funzioni di base delle fasi di management. Gli obiettivi di questo standard sono migliorare la comunicazione tra le parti interessate, migliorare le attività primarie e i processi del facility management e sviluppare sistemi e strumenti. In questa slide possiamo vedere le parole chiave del facility management, come ad esempio ci sono gli asset, che sono i beni, i costi, i contratti, i servizi, le soluzioni, il goodwill, cioè la reputazione di un'azienda. Inoltre possiamo vedere alcune immagini che rappresentano i temi toccati dal facility management, come ad esempio queste due immagini che rappresentano la stazione, cioè il software del facility management. Nella prima immagine in alto troviamo le icone del facility management, come ad esempio c'è il grafico che rappresenta la valutazione o la misura, poi c'è l'accordo tra le organizzazioni o le attività, gli edifici, il risparmio energetico e i siti web. Mentre nell'ultima immagine possiamo trovare le parole che rappresentano i benefici del facility management. I principali benefici di questo progetto possono essere, ad esempio, una comunicazione chiara e trasparente tra la domanda e l'offerta, o una riduzione dei conflitti tra i fornitori interni ed esterni, un'integrazione e coordinamento dei servizi diversi, un miglioramento dell'organizzazione basata su un'analisi del ciclo di vita delle strutture, ma anche una conoscenza dei costi e della quantità dei servizi. In questa slide invece possiamo trovare il modello del facility management secondo la norma europea. Abbiamo un'organizzazione che nel nostro caso è l'università, mentre i fornitori nel nostro caso i fornitori i quali sono quelli che forniscono servizi all'organizzazione, possono essere interni o esterni. Per quanto riguarda l'organizzazione possiamo trovare i processi primari che sono collegati alle attività primarie e sono le attività fondamentali, nel caso dell'università sono la formazione e la ricerca. Mentre dall'altra parte possiamo trovare i processi di supporto che sono collegati ai servizi di facility, che sono i processi che servono per supportare i processi primari. E nel caso dell'università sono ad esempio i servizi di manutenzione, di pulizia o di sorveglianza. L'organizzazione, quando ha bisogno di servizi, deve potersi accordare con i fornitori, quindi deve scegliere la qualità e il livello dei servizi che vengono definiti SLA. Mentre il monitoraggio dei servizi viene dato dall'indicatore chiave di prestazione, cioè il KPI. All'interno dell'organizzazione possiamo distinguere tre diversi clienti, cioè il grande cliente, che è colui che acquista una serie di servizi o di prodotti e personalizzati con un contratto a lungo termine. C'è il cliente, che è colui che acquista un servizio o un prodotto a spot, e infine ci sono gli utenti finali, che sono gli utenti che fruiscono appunto dei servizi, sempre all'interno dell'organizzazione. Il tutto è collegato attraverso delle parti. C'è una parte strategica che rappresenta la definizione di un'azienda, e quindi la scelta e appunto la definizione dei servizi. Poi c'è la parte analitica che rappresenta la valutazione di un servizio adoperato da parte di un'azienda, e infine c'è la parte operativa che rappresenta appunto il servizio messo in campo. L'organizzazione è collegata al fornitore attraverso un accordo di facility. InfoRed FM quindi è un software del facility management. Il software è formato da modi applicativi in cui le funzioni grafiche e tecniche sono integrate. Il software, inoltre l'elemento importante di questo software è la grafica tecnica, in cui confluiscono tutti i documenti, come ad esempio i manuali d'uso e di manutenzione. Inoltre il software contiene al suo interno tutte le singole parametrie e quindi rende disponibili tutte le informazioni relative ai singoli spazi, dove si possono trovare ad esempio gli asset, cioè i beni, gli impianti, i personali, i dati catastali. I moduli aggiuntivi sono i seguenti: c'è una grafica tecnica e la gestione documentale, c'è il fascicolo del fabbricato, dove appunto questo modulo consente di archiviare e catalogare tutti i documenti, c'è la gestione degli spazi, degli asset e delle persone, questo modulo consente di interrogare le singole parametrie, di eseguire un'analisi dettagliata e inoltre di creare tavole personalizzate.
Poi c'è il modulo per la manutenzione, per il monitoraggio dei consumi energetici del DSS, cioè Decision Support System, il modulo per il controllo dei tag NFC, QR code e barcode, ma anche il modulo per l'accesso alla piattaforma su dispositivi mobili come smartphone, tablet e altri attraverso appunto un'app. L'Università dell'Aquila quindi ha adottato questo software, Infocard FM, che è appunto uno dei più potenti software del facility management. Per i dati che riguardano l'adozione strumentale e gli allestimenti dei laboratori scientifici e didattici dell'Ateneo sono stati inseriti da noi ragazzi, ma soprattutto grazie a questo progetto. Adesso vi illustrerò Infocard FM. Inseriamo le credenziali. Adesso entriamo dentro la piattaforma. Mappo. E adesso andiamo a selezionare uno dei ruoli dell'Università dell'Aquila, quindi ad esempio Compito, uno degli edifici, ad esempio Compito 2, e possiamo scegliere uno dei piani di appunto dell'edificio, ad esempio il piano terzo. Qui andiamo a vedere tutta la planimetria di quel piano. Possiamo scegliere i vari tematismi dei dipartimenti, ad esempio MEFA, ISCAB e ISFC, e inoltre possiamo anche vedere gli asset che sono presenti nei vari laboratori. Andiamo a vedere un laboratorio, ad esempio questo, andiamo a vedere le informazioni del laboratorio e in queste informazioni possiamo vedere dove è localizzato il laboratorio, dove si trova, la denominazione del laboratorio, il numero della porta, il responsabile e il dipartimento. Inoltre possiamo anche vedere le informazioni di un oggetto che si trova all'interno del laboratorio, ad esempio un oggetto biologico, chimico e biomedico. Quindi c'è la descrizione, la marca, il modello, il numero di inventario e il riferimento dell'asset. Mentre questi dati possono anche essere esportati in un file Excel. Data view e asset. Quindi se vogliamo avere tutti i dati in un file, possiamo esportarli in Excel. Andiamo a selezionare una categoria di asset, cioè biologico, chimico e biomedico. Possiamo vedere che ce ne sono 1460 e adesso andiamo a selezionare uno degli asset, biologico e chimico. Se andiamo a vedere, a cliccare questa icona, possiamo vedere che ci riporta esattamente alla posizione dove si trova questo oggetto, quindi in questo laboratorio. In questo caso il delta 6. Mentre se clicchiamo su questa icona possiamo vedere le informazioni dell'oggetto, quindi la descrizione, la marca, il modello, il numero di serie, il numero di inventario, il riferimento d'asset, ma non solo, possiamo anche vedere le informazioni del laboratorio cliccando sul vano. Quindi la descrizione del vano, quindi dove è localizzato, il nome, il numero della porta, la descrizione dell'attività, il referente tecnico, ma anche il responsabile. Adesso passerò la parola ai miei compagni
all'interno dell'università. Questa per me è stata un'esperienza molto importante e preziosa, della quale sicuramente farò tesoro, che è stata per me proprio una vera e propria finestra sul mondo del lavoro, mi ha aiutato molto a capire come orientarmi al suo interno. È stata un'esperienza che mi ha aiutato a crescere anche sotto molti aspetti e innanzitutto è stata la parte difficile, è stata orientarmi all'interno dell'università, che per me tutto nuovo, anche se però sono riuscito ad orientarmi abbastanza velocemente. Orientarmi all'interno dell'università è stato molto difficile perché sono molti capitoli, molte strade, molte scale, vuol dire anche. Quindi dopo un paio di giri, anche con l'aiuto dei miei compagni, sono riuscito a ritrovarmi. Sono riuscito a ritrovarmi in questa struttura. Un'altra cosa che ho imparato da questa esperienza è quello di scuola. Soprattutto con i miei compagni, che con i quali sono riuscito a confrontarmi e scambiare informazioni per darvi a questo progetto. E in seguito siamo, per tutti i miei compagni, siamo organizzati anche con l'Istituto, che ringrazio, sono riuscito a organizzare tutto il lavoro e a dividercelo per mettere proprio a punto questo progetto. E in seguito, dopo la parte di pianificazione, siamo passati alla lezione, diciamo. Nel laboratorio che all'inizio pensavo fosse un po' simile ai laboratori scolastici che utilizziamo a scuola, però ho capito subito che sono molto più avanzati e professionali e mi sono rimasto molto colpito e affascinato. Questi laboratori sono stati censurati e stavo un lavoro che forse è stato un po' pesante ma anche divertente, mi sono divertito con i miei amici e i miei compagni. Il laboratorio ha trovato anche molte persone disponibili e gentili che mi hanno aiutato a riconoscere vari strumenti. All'inizio è stato molto complicato perché non sapevo riconoscerli, mentre dopo un po' sono riuscito anche a impararli a riconoscere, è stato tutto più semplice, è stato tutto più alla volta. I supporti sono stati fondamentali per questa esperienza, ci hanno guidato con molta pazienza, devo dire, e molta gentilezza. E ci hanno insegnato, prima cosa ad utilizzare la piattaforma Autodesk, ci hanno spiegato che è molto potente, ci hanno anche fatto vedere e il suo punto di forza, che è la sua semplicità. Ci hanno seguito fin quando siamo diventati autonomi e noi abbiamo cominciato a inserire i vari dati. Tutti i laboratori, come ho detto, abbiamo incontrato molte persone che sono state gentilissime, però il grande lavoro è stato compiuto soprattutto dai tutti che ci hanno guidato. Fantastica, quindi vi ringrazio molto per avermi permesso di partecipare a questa esperienza. Grazie tante. E ringrazio anche la scuola, la preside e i professori che mi hanno permesso di essere qui oggi a partecipare a questa esperienza che mi ha aiutato tantissimo. Grazie. Allora, in questo progetto di alternanza scuola-lavoro abbiamo avuto l'occasione di imparare molto e di approfondire le nostre conoscenze su diversi campi. Allora, ognuno di noi ha, in base alle sue preferenze, in base al proprio percorso di studi, ha deciso di lavorare, di specializzarsi su un certo campo. In questo arco di tempo abbiamo lasciato il contesto scolastico e abbiamo vissuto in un ambiente in cui abbiamo dovuto dimostrare molta, molta serietà e maturità appunto per questo impegno che ci è stato assegnato e che abbiamo accettato di prendere. E, allora, insieme abbiamo lavorato al meglio per attivare una piattaforma e l'obiettivo è stato, come abbiamo visto oggi, realizzato grazie appunto al sostegno e all'impegno di Luca e Sonia che ci hanno sostenuto appunto e grazie al lavoro di gruppo e grazie ai tecnici che abbiamo trovato all'interno dei laboratori che ci hanno appunto accompagnato, come ha detto anche il mio compagno, a riconoscere ad esempio degli strumenti eccetera. Allora, personalmente appunto ho lavorato molto nei laboratori,
nonostante non sia attinente con il mio percorso di studi, perché come ho detto faccio informatica, e però devo dire che mi sono trovata molto, molto bene e ho imparato a riconoscere gli strumenti anche senza l'aiuto dei tecnici dopo un po' di tempo, e ho imparato appunto a orientarmi dentro l'università una cosa che ho notato che sarà molto importante è che appunto due persone come Sonia e Luca ci hanno affidato un compito importantissimo e quindi hanno avuto fiducia in noi e appunto ci hanno affidato questo compito che richiedeva grande segretezza e privacy, quindi appunto ci hanno dato molta fiducia e credo che sia una cosa davvero importante, quindi li ringrazio tantissimo, ringrazio davvero i nostri professori, la preside e la squadra. Appena concluso l'anno scolastico e insieme ad altri ragazzi del nostro istituto abbiamo partecipato al progetto Case di Management e ci siamo occupati di mappare tutti i laboratori presenti nell'Università dell'Aquila. È stata un'esperienza molto interessante e costruttiva e abbiamo imparato a lavorare insieme in gruppo e fare esperienza e stare meglio nei laboratori e conoscere più gli strumenti, perché gli strumenti presenti in università non sono gli stessi presenti nell'ambiente scolastico, quindi si ha più basi e conoscenze maggiori frequentando laboratori universitari. E inoltre abbiamo imparato anche a usare il programma InfoCAD. E abbiamo lavorato a fianco a persone che ci hanno incitato e compreso e aiutarci a migliorare meglio questo progetto. A conclusione di questa esperienza lavorativa voglio ringraziare l'università e i nostri tutor e l'Istituto Ameda d'Aosta per averci insegnato e inserirci a questo ambiente lavorativo. Mettere questo progetto mi è sembrato affascinante sin dai primi atti e da allora ho creduto nell'importanza e nella funzionalità di esso. Io penso che questo progetto sia in grado di dare una forte scossa all'università anche introducendo una grande innovazione tecnologica. Questa esperienza mi ha permesso di crescere sotto molti aspetti, soprattutto dal punto di vista lavorativo, e diventando così più responsabile in grado di poter portare a termine questo compito, diciamo, abbastanza difficile in breve tempo. Quindi ringrazio Luca e Sonia che sono stati dietro, ci hanno aiutato e tutto quanto, e grazie al quale ci ha permesso di poter fare questo progetto. Bene.
Abbiamo spiegato il progetto dei passivi di management, che cos'è, cosa comprende, Infocard FM, che è una piattaforma appunto del software più importante e più potente dei passivi di management. Infocard FM ci permette di interrogare le parametriche. Noi abbiamo una parametria di un edificio e di tutti i piani, e quindi in ogni laboratorio e in ogni stanza possiamo inserire il personale, la descrizione dell'attività, il nome del laboratorio, ma anche gli asset, cioè i beni, e quindi ogni singola informazione degli asset. L'avete potuto disegnare voi o l'avete soltanto caricato e importato? Da... Grazie a Stefano Cavannolo, questo è stato possibile. Cioè, l'ingegnere Ricciardulli. Sì, l'hanno disegnate loro, gli asset, sì. Sì. Cioè i dati planimetrici, loro hanno inserito i dati planimetrici e poi sui dati... Allora, loro hanno inserito i dati planimetrici e sono gli amministratori di sistema. Sì. Tra l'altro il loro lavoro comincerà adesso con la distribuzione delle credenziali di accesso ai referenti tecnici di laboratorio, perché ovviamente questa piattaforma va mantenuta nel tempo. Cioè sostanzialmente va mantenuta aggiornata, quindi i referenti tecnici e responsabili dei laboratori, se riusciamo, è mia intenzione proporre all'Ateneo in qualche modo l'inserimento della piattaforma nel workflow normale operativo di Ateneo, significa praticamente che i dati vengono tenuti aggiornati costantemente da tutte le strutture, perché è un accesso multiutente, cioè sostanzialmente si accede, avete potuto vedere, non so se avete visto l'URL in alto che veniva citata, edifici.gov.it, e permette di accedere alla piattaforma. Nel momento che uno accede alla piattaforma, entra con le proprie credenziali e può gestire il proprio laboratorio, i propri laboratori, mantenendo aggiornati i dati che sono dati strumentali, e poi ci sono molte altre funzioni che Martina ha descritto chiaramente in quell'elenco che c'era prima precedentemente, tra cui le funzioni di manutenzione e tutta una serie di servizi che possono essere, per esempio i ticket per la manutenzione e così via, che possono essere attivati, perché la piattaforma prevede proprio questo, perché il facility management sostanzialmente è questo, è una piattaforma di erogazione servizi e di gestione di beni, cioè gli asset sono i beni, e quindi di conseguenza tutto quello che riguarda fondamentalmente le proprietà, i beni dell'Ateneo sono in piattaforma. Se guardate la schermata iniziale di Infocard, poi vabbè, insomma lo vedrete in seguito, cioè abbiamo attualmente oltre 40.000 asset in piattaforma. Loro hanno caricato solo di strumentazione più di 1700 strumenti, quindi non è che stavano scherzando quando dicevano che nei laboratori adesso hanno imparato a riconoscere gli strumenti uno alla volta. Ormai sono talmente esperti che praticamente, intanto perché loro hanno mappato laboratori che erano elettronici, meccanici, biologici, chimici e fisici. Quindi sostanzialmente loro hanno creato una suddivisione iniziale di tutte le categorie strumentali che ci sono all'interno di ognuno di questi laboratori. Quindi praticamente gli asset sono individuati da un numero, con una sequenza numerica, numero singolo, sottocategoria, che individua lo strumento specifico. Per esempio, per farvi un esempio, vogliamo sapere quanti microscopi confocali stanno nell'Università dell'Aquila, si seleziona il tematismo microscopio confocale e si accendono sulla mappa tutti i vani dell'università che contengono un microscopio confocale. Gli asset possono essere disegnati? Cioè, insomma, sì, una gli asset possono essere disegnati e posizionati, il che vuol dire sostanzialmente che c'è la possibilità anche di ruotare, però lo vedete di voi, la festa è vostra, quindi. Cioè loro hanno la possibilità di inserire, Martina non è che solo ha inserito i dati gli strumenti, li ha anche posizionati, quindi gli strumenti possono essere ruotati, riposizionati, inseriti. Loro non hanno inserito solo strumentazione, hanno inserito anche vaporature, cappe, tutto. Nel definire il posizionamento degli asset all'interno dei vani, il sistema Infocard rigenera automaticamente i disegni CAD, che sono compatibili con AutoCAD, quindi genera dei file di DVG, scusate il tecnicismo, chi è tecnico mi capisce, che vengono generati automaticamente dalla piattaforma. Quindi sostanzialmente diventa un sistema che può essere utilizzato uno visivamente con l'interfaccia grafica per accedere a questi facility e contemporaneamente può essere utilizzato pesantemente, potentemente per la reportistica, cioè nel senso che io voglio sapere per esempio quanto mi costa un'intera area
in termini energetici, in termini di... E quindi diciamo questo diventa uno strumento di supporto decisionale, supporta le decisioni. Per farvi capire, il referente o responsabile della struttura porta agganciato a sé tutti gli asset, cioè tutte quante le proprietà che sono a sé agganciate. Nel momento che viene sostanzialmente spostato, con un'operazione semplice che Martina conosce bene, il drag and drop, cioè si prende la persona e si sposta, si porta appresso tutta quante gli asset che sono agganciati a sé, per intenderci. Ho parlato troppo. Ok, ti prego. Ma invece posso fare una domanda, voi vi aspettavate questa complessità? Che vi siete trovati davanti? L'università è un oggetto, no? Così che per voi magari sarà la complessità dell'organizzazione del lavoro l'avete percepita? L'avete percepito? Sì, all'inizio sì, perché i nostri tutor sono anche venuti a scuola a spiegarci il progetto. Secondo me da parte di tutti c'è stato prima un po' un timore di questo progetto, poi però... Non lo so, forse... In 24 ore si sono orientati, perché il primo problema era trovare l'università. Vabbè, la prima volta ci siamo... tutto il giro per la esatto. Il primo giorno è servito per orientarsi. No, è stato facile. È vero che le scale erano tante, gli ascensori forse non all'altezza, ma insomma le scale sono tante, quindi chiaramente. Quindi mi sembra di capire che sia una rivederci, cioè ci sarà uno sviluppo. Io lo spero di sì. Io credo di sì, anche perché molti docenti mi hanno chiesto di continuare ad allargare questo progetto, perché sostanzialmente in fondo loro devono svolgere 400 ore in 3 anni. Allora, loro hanno fatto praticamente, adesso non vi voglio dire una sciocchezza, ma più o meno in una settimana e mezza hanno sviluppato oltre 400 ore di lavoro. E quindi hanno lavorato, questo se uno fa la somma, perché poi chiaramente i registi ce li abbiamo. È vero sul serio, cioè hanno lavorato veramente in una maniera incredibile, sono stati formidabili. Adesso io non lo so perché sono molto più energetici di noi, per cui devo dire hanno le pile dura, cioè, quindi. Un'ultima domanda, com'è che ce ne avete spacciate due? Perché giocano a calcetto e si fanno male, e quando giocano a calcetto si prendono a fare male. Io voglio fare questa domanda, allora all'inizio dell'anno, no? Quando c'è stata questa gli avvio della legge 107 erano come dire molto scettici, molto critici nei confronti della esperienza di alternanza che loro avrebbero dovuto affrontare in maniera obbligatoria. Dopo questa esperienza è cambiato il vostro atteggiamento, cioè questa esperienza di alternanza vi ha fatto cambiare idea rispetto a questo, sì, non è quello che immaginavate, no? Sì, è molto diverso. Non vengono più a scuola e vengono solo qua. meglio che fare fotocopie, sicuramente. Devo fare penso che il livello della qualità sia stato inaspettato per voi, no? Ma io vi vedo in questo contesto sembrano cresciuti improvvisamente, penso che è un'esperienza che sotto tutti gli aspetti è stata formativa, non solo sotto l'aspetto tecnico, ma li vedo spigliati, li vedo interagire in gruppo, no, relazionare davanti a un gruppo. Beh, è un'aula grande, siamo sì, nell'aula Stefanini, tutta questa sì, gente, non è... Sono molto contenta, grazie a tutti, l'hanno resa... Grazie a voi, perché c'è stato un grosso beneficio anche per l'università, non dimentichiamolo. Il loro lavoro è stato prezioso per l'università, non è semplicemente un discorso, perché questa piattaforma agevola enormemente il lavoro all'interno dei laboratori e permette di creare nuovi servizi. Quindi il lavoro che hanno fatto loro è un lavoro prezioso per l'Ateneo. E io ci tengo a riconoscerlo, quindi cioè non è solo un applauso per il loro impegno, è un applauso per quello che hanno fatto, che è concreto. Questa è una cosa che magari se mi fate dire, cioè noi siamo stati particolarmente recettivi e contenti di iniziare questo tipo di esperienza, no? Perché pensiamo che poi l'università in realtà sia una cosa vostra, diciamo, va bene, noi siamo lavoratori, operatori, però cioè rendere accessibile l'università e farvela vedere come un mondo del lavoro, non come un luogo solo della formazione, ma che cosa c'è dietro, che significa questo organizzativo, quante figure professionali ci sono dentro, no? Quanti tipi di attività che si svolgono e anche il livello di qualità che si chiede a queste attività, a me sembra,
diciamo, a tutti noi sembrava importante riuscire a comunicarlo, e speriamo che siano sempre di più le esperienze come queste. Però la cosa di cui voi dovete essere particolarmente orgogliosi è che voi, questo non è un esercizio, non avete fatto un esercizio, non avete fatto un laboratorio, voi avete fatto un pezzo di lavoro importante per la nostra organizzazione, cioè in quel lavoro che avete fatto c'è un valore, un grande valore per tutte le cose che facciamo, e questo penso che debba dare il senso, insomma, che cosa significa fare qualcosa di utile all'interno di un'organizzazione. A che ci serve questa piattaforma? Beh, ci serve perché anche noi come organizzazione stiamo cercando di capire, di imparare, innanzitutto è l'utilizzo di una tecnologia per avere il senso di qual è il nostro patrimonio e di monitorarlo e di avere sempre presente che cosa c'è e di responsabilizzare anche chi ha in gestione questo patrimonio. E poi per noi può essere la base per fare, come diceva Luca, delle politiche di gestione, cioè in questo modo noi oggi riusciamo facilmente a capire quante attrezzature fanno riferimento a certi gruppi di ricerca, quindi qua, perché queste attrezzature costano, hanno un costo, c'è un costo la stanza nella quale ci sono, che occupano spazio, hanno un costo di manutenzione, hanno un costo di gestione, allora quanto, diciamo, le utilizzano bene i gruppi di ricerca, producono effettivamente quello che dovrebbero? È molto cambiata la logica organizzativa dell'università, non perché la vogliamo vedere in modo aziendale, ma è giusto sapere che insomma le organizzazioni, i beni, gli asset sono effettivamente parte del patrimonio e devono essere gestiti anche da chi ce l'ha, con la consapevolezza che è necessaria. Quindi per noi è un modo di migliorare questa consapevolezza e poi magari di incentivare chi lo utilizza meglio rispetto a chi lo utilizza peggio e così via. Quindi è una cosa molto importante, lo sa il dottor Cavannoli dove sta, che noi ogni tanto gli chiediamo sempre a che punto sta, a che punto sta questo censimento. Perché i professori e poi qua dovete sapere che questo si dica, no? Io ho più spazio, io ho meno spazio, io ho più strumenti, cioè, vabbè, ma vediamo quanto ce n'hai. Ora possiamo vedere quanto ce n'hai. Quindi insomma, grazie per averlo fatto e spero anche che abbiate percepito, possiate farlo percepire ai vostri colleghi che l'università è e vuole essere, per chi sta qui in particolare, perché è così vicina, un luogo aperto che voi dovete imparare a conoscere di più di quanto non si conosca, diciamo, nelle parole lontane che si vedono sui giornali. Cioè è questo posto qui e voi siete stati parte di noi, quindi speriamo di vedere il progresso. Altre domande? Facciamo una cosa, diciamo, finale.